A pochi giorni dalla nomina della nuova governance di IREN e pochi giorni dopo, poche settimane dopo, la modifica dello statuto di IREN, ci si interroga naturalmente sul futuro organizzativo, societario, ma anche dei servizi, della multiservizi che, come sappiamo, ingloba diverse città, non solo emiliane. E a pochi giorni appunto a tutto questo la CNA provinciale di Reggio ha voluto in qualche modo fare una riflessione proprio sul futuro di IREN, intesa come sviluppo societario, ma anche sulla qualità dei servizi che dalla vecchia municipalizzata all'attuale multiservizi, come possono essere cambiati, se in meglio o in peggio. È da tempo che abbiamo qualche preoccupazione rispetto a i servizi e l'utilità di IREN sul territorio, inteso come sviluppo per le imprese, sviluppo territoriale, quello che una volta era AGA che Edenia, invece il compito di AGA Edenia. Noi oggi ci troviamo in forte preoccupazione rispetto agli appalti, per esempio agli appalti che vengono da parte di IREN, vengono messi a parte di IREN, perché spostando la testa delle decisioni in un altro territorio si è assunto un po' il modello torinese rispetto al modello emiliano. Il modello emiliano era un modello che favoriva la gestione territoriale delle imprese. Quindi dava da lavorare alle maestranze locali, diciamo così. Esatto, favoriva il lavoro alle imprese locali, e quindi insieme erano cresciute la specializzazione delle imprese con la multi-utility, sono cresciuti insieme. Ci siamo trovati con gli appalti a massimo ribasso, quindi con meno possibilità delle nostre imprese di poter partecipare, perché al massimo ribasso vuol dire far entrare imprese da fuori, anche dall'estero, e certamente non sviluppare il territorio come nella sinergia che c'era una volta. Presidente della CNA di Torino, Daniele Vaccarino, doveva essere esportato anche per voi il modello emiliano, invece è stato importato anche nell'Emilia, diciamo, il modello non sabaudo, che sarebbe eccessivo, ma torinese, il modello torinese, certo. Non so se per questo per lei è un motivo d'orgoglio, oppure complica la vita anche a voi a Torino. No, non è un motivo d'orgoglio, perché noi pensavamo esattamente l'opposto, che venisse un po' l'utilizzo del modello emiliano. Noi oggi ci poniamo con forza un problema, lo vogliamo detto, è vero quanto diceva Tristano che è casuale questa conferenza stampa di oggi, ma è altrettanto vero che vogliamo lanciare proprio la nuova governance un messaggio chiaro. Noi abbiamo una moltitudine di imprese che vivono sul territorio, sono capaci, e gli enti locali devono in qualche modo supportarle. Allora, le multi-utility possono anche utilizzare il sistema delle piccole imprese meglio di quanto hanno fatto finora. Il nostro sistema è a disposizione, e quindi questo è il messaggio che vogliamo dare. A Torino non c'è mai stato questo grande trade union, forse dovuto ad una cultura diversa, che però non è un modello esportabile, anzi forse è il modello sbagliato.